chiama Inverno a Colori, questa puntata speciale che dedichiamo al Natale, alle feste e ai colori. Perché ai colori? Perché qui siamo, intanto per dirvi dove ci siamo trasferiti, siamo ai piedi del Mottarone, a Pian del Sole, dove c'è un atelier molto particolare, un atelier nel quale incontriamo Gilberto Carpo, che abbiamo già conosciuto con i murales di Legro. Ma qui siamo venuti perché in questo Inverno a Colori c'è qualcosa di nuovo che sta nascendo, una forma sperimentale di una tecnica nuova che proprio Gilberto ci spiegherà, perché io non ho ancora ben capito in che cosa si diversifica dallo studio del colore che tu hai fatto in tanti anni. Ma i colori che io ho sempre adoperato fin da quando ho incominciato a lavorare sono più o meno i tipici, quelli colori ad olio, e di conseguenza li ho sempre adoperati sperimentandoli magari anche in qualche altro modo, aggiungendo magari degli altri pigmenti o cose di questo genere. Ho fatto anche dei paesaggi della Valestrona adoperando anche in questo senso, in questa particolarità, colori anche nuovi, anche perché dovevo ricercare una materia che più si avvicinasse alla selvaticità di quella zona e di quel paesaggio. Ritrovato quelli, evidentemente ho continuato fino al punto in cui sono ritornato ancora ai colori tradizionali per riformare ancora un'altra volta la mia tecnica e il mio linguaggio. Giunto a questo punto, dopo una serie di pittura astratta, e raggiunto un certo punto al basta, quando io dico basta è perché incomincio a mestierarmi, incomincio ormai a perdere l'anima delle cose, allora vi sento il bisogno di scavare ancora, e lo scavare ancora nell'anima significa ritrovare altre forme, altri colori ancora che in questo momento sto sperimentando. Ecco, in cosa si diversifica dalla pittura tradizionale questo studio sui colori? Ma la diversificazione si tratta di adoperare delle materie che prima non sono state adoperate, cioè io adopero della colla delle piastrelle, per esempio, che però non è venuta soltanto attraverso questo aspetto, colla delle piastrelle che non sono né più né meno che una sperimentazione di altri materiali come sabbia, farina di vetro e cose del genere. Sulla colla delle piastrelle ho trovato una materia molto interessante che ha accompagnato con dei pigmenti, con del vinaville, con altre sostanze diluenti, ho trovato questa possibilità di avere questi colori nuovi. Gli altri erano adoperati possibilmente in verdi e in grigi, perché erano le rocce e i verdi dei prati della Valestrona. In questo senso invece sono una cosa molto più libera, e anche dal punto di vista, queste sono sperimentazioni di colori, ma però sulla forma ancora non so in che misura trovare per poterla definire. Per ritornare alla Valestrona, come dicevo prima, e non per ripetermi, ma ritrovavo ormai in quella ispirazione cose che ormai non sentivo più, sono partito per l'America Latina e ho fatto un giro attraverso il Guatemala, l'Honduras, il Belize, e la cosa che mi ha colpito sono stati i colori fantastici, tutto era colore, erano colori le vesti delle donne, erano i colori i frutti sui mercati, era tutto colore, quei gialli, quei verdi, quei rossi, erano gangianti, erano stupendi, e praticamente mi hanno condotto a modificare la mia tavolozza e trovare appunto la possibilità di entrare dentro a quel colore, ma non solo quel colore, ma anche della gente. Difatti appena ho lavorato anche in Guatemala, dove ho lasciato alcune delle mie opere, ma l'opera che penso che sia più vicina a quel momento, a quell'ispirazione,
a quella contemplazione di quei colori è quell'opera che ho qui in studio, che è di circa quasi 3 metri per 2, dove ci sono queste persone, questi uomini, con una loro dignità, ma anche con una loro frustrazione portata dall'invasore spagnolo, e ancora queste cose ce l'hanno dentro. Noi torneremo sicuramente in primavera, perché siamo curiosi anche di vedere cosa arriverà da questa nuova ricerca. Per concludere, se dovessimo fare un paragone tra il Carpo di 30 o 40 anni fa e il Carpo che vedremo più avanti, come potremmo inventarcelo questo Gilberto Carpo, cusiano, amico della Valestrona ma non nemico del Sud America? Qui dovrei aprire una parentesi grandissima. Tra l'altro adesso sto scrivendo un libro appunto su tutte queste cose, cioè partendo proprio dalla mia esistenza e tutte le esperienze che ne sono scaturite attraverso la vita e attraverso anche l'arte. Posso dire che il Carpo di 30 anni fa era il 30-40 anni fa, il Carpo degli anni 70, che noi con te ci conosciamo benissimo, col quale abbiamo fatto anche molte discussioni sia sul piano culturale che anche sul piano politico, ti ricordi, no? Ho vissuto per un periodo di tempo, avevo lo studio ad Orta per una decina d'anni, e quelli erano problemi sociali. Ero appena uscito dalla Cobianchi, e di conseguenza, dopo aver visto il modo in cui si lavorava in quella fabbrica in quell'inverno, dopo aver visto anche i miei compagni di lavoro a morire per la mancanza di serietà e per la mancanza di strutture necessarie per salvaguardare la vita umana, evidentemente la mia pittura era una pittura arrabbiata, era una pittura di contestazione, era una pittura che andava a far vedere delle macchine che non erano soltanto delle mangiatrici d'uomini e nient'altro. Quando poi ho preso una casa in Valestrone, in località Campello Monti, rimanendo in quella valle per parecchio tempo, ho sentito il bisogno, la necessità di guardare, anzi addirittura ti dico, avevo anche paura ad iniziare quel tipo di pittura per non cadere nel trito, nel ritrito, nell'impressionismo, cose del genere. Mentre questa paura scaturiva in me, io sentivo da questa valle dei continui massaggi che poi in linea di massima hanno vinto loro e ho cominciato a dipingerla. Bene, e noi allora ci fermiamo qui, ma il discorso continuerà in primavera con il libro. Il libro, sì, lo vedremo, e con questa nuova tecnica pittorica che sarà lanciata qua, nell'atelier alle pendici del Mortarone.